Ciao a tutti, allora ragazzi, questo è un intro all'intro perché questo video l'ho girato in giorni diversi. Siccome c'è un update importantissimo, vi invito a guardare questo video fino alla fine. Tutto qui. Ciao a tutti, allora questo sarà un video in cui proverò con voi a fare un test, diciamo, di durata del fondotinta di Fenty Beauty. Io ho comprato, perché ho visto già il video, l'ho comprato il fondotinta in full size, però mi sono fatta fare un campioncino per poterlo provare prima, soprattutto per il colore, il colore e anche vedere come mi trovo. Così eventualmente prima di aprire quello lì, se dovessi cambiare idea, posso anche renderlo e cambiare colore o cambiare prodotto. Io ho scelto la colorazione 210, la commessa mi ha fatto il campioncino, ho anche il campioncino del 220 che, a differenza di questo che è sottotono neutro, quello ha un sottotono dorato. In realtà io tutto so a differenza, cioè a me non sembra così neutro questo, sembra quasi più giallino, però insomma, questa era sullo stand c'era scritto così. In più mi sono fatta fare anche il campioncino del primer. Quindi ho pensato di fare metà viso col primer, metà viso senza primer. E quindi iniziamo. Andiamo a mettere il primer. Oddio, devo dire riempito. Il primer ha questo colore qua, tipo quasi pescato, e dovrebbe essere un primer opacizzante. Io ho già messo primer sugli occhi, un pizzico di correttore per l'occhiaia, qui, e ho fatto le sopracciglia. Io sta cosa di fare metà viso di primer, metà no, non l'ho mai fatta. L'unica cosa che ho fatto di solito è quella di provare magari pennello e spugnetta da una parte, insomma, queste cose così. Oggi lo metterò comunque con la spugnetta. Su entrambi i lati. Fenty Beauty consiglia di usare o la spugnetta loro, che se non ho capito male, dalle varie descrizioni che ho sentito, dovrebbe essere simile a quella di, sulla carta sembra simile a quello di Mulac, che io ho intenzione di comprare, quella di Mulac. Quella di Fenty, onestamente, no, perché costa comunque di più. Mi ricordo se è sui 13 circa, una cosa del genere. E quindi che altro dovevo dire? Niente, iniziamo. Allora, qua c'è il fondotinta, lo prelevo con la spugnetta direttamente da qua perché non so ancora dosarlo, quindi inizio dalla parte senza primer, così da vedere la differenza. Cioè, a me di neutro, io di neutro vedo molto poco, sembra molto giallo, anzi. E che altro vi volevo dire? Io l'ho preso volutamente un mezzo tono più scuro, anche se adesso comunque non è una cosa esagerata, cioè non è abbastanza, rimane comunque un colore abbastanza portabile, perché volevo sfruttarlo in primavera per le caratteristiche che ha, visto che è effetto matte, lunga durata, poi dovrebbe essere anche abbastanza sottile e quindi. Ho detto inutile che lo prendo nel mio colore esatto e poi magari ci resto male che tra un po' non lo posso più usare. Comunque, visto che il campioncino ne contiene un bel po', avrò il tempo di pensarci se andarlo a cambiare con un colore più chiaro o più scuro. No, più scuro non credo proprio. Allora, così, a parte che si è steso in 3 secondi, è veramente con pochissimo prodotto. E così è senza primer. Adesso andiamo a fare la zona con il primer. Comunque il primer appena steso, massaggiandolo, cioè una volta assorbito, era molto levigante, cioè lo sentivo molto morbido, asciutto ma idratato, quindi non fastidioso secondo me anche per chi ha la pelle secca, o perlomeno una pelle normale, ecco, più che secca, secca, secca non lo so, sinceramente se avessi la pelle secca forse andrei su altri tipi di primer, ma io l'ho scelto volutamente proprio per questo motivo. Allora, al momento, se non si dovesse ossidare, speriamo di no.
Il colore mi sembra giusto per quello che cercavo io, cioè è un mezzo tono più scuro, ma portabile adesso e va bene. Allora, vado a mettere un pizzichino in più qua dove avevo questo rossore, che non mi ricordo se ve l'ho detto, ma lo sono fatta con il ferro per capelli. Allora, a livello di resa sulla pelle con e senza primer, al momento non vedo grandissime differenze. Quindi vedremo durante il giorno più che altro se ha se fa una differenza particolare. Per le considerazioni finali, quindi con cipria e base finita, completa. Ci vediamo direi dopo. Allora, ecco, questo è il fondotinta come risulta con la base completa alla luce naturale. Come potete vedere, è sì, leggermente più scuro, però è esattamente quello che volevo, cioè un mezzo tono che mi permetta di utilizzarlo anche tra un po', quando magari inizierà, magari. No, magari no, io sono sempre pro freddo, pro inverno, quindi team inverno sempre, non solo nella stagione armocromatica. E quindi insomma era quello che volevo. Sembra un po' lucido a vederlo così, ma secondo me è un effetto ottico del blush, che è appunto quello di Fenty, che è molto luminoso e mi piace da morire, però c'è anche da dire che è già passata circa un'oretta e mezza da quando l'ho applicato, perché nel frattempo ho anche mangiato, perché dovevo far ricaricare la batteria tra l'altro. Quindi questo è il lato no primer, questo è il lato primer. Io al momento non ho notato particolari differenze, spero rimanga così. Cioè, da un lato sinceramente speravo ci fosse un effetto più visibile nella stesura in qualcosa. Vediamo nella durata se cambia qualcosa, perché vabbè, mi risparmio la spesa, quindi non muore nessuno, per carità, però speravo in qualcosa di diverso. Vi farò vedere più tardi, verso le 6, le 6, 6 e mezza, un aggiornamento. Dopodiché ci vedremo domani mattina, nel video ve lo vedrete attaccato, perché vi racconterò un po' come si è comportato a fine serata, lo struccaggio, se c'era nella spugnetta oppure no, e così via. Insomma, vi farò degli aggiornamenti. E basta, questo è per quanto riguarda il fondotinta e ci aggiorniamo. Ciao! Allora, aggiornamento delle 17:45, visto che sto per scendere. Io non so se in video si vede, mi pare di sì, però mi sono guardata allo specchio del bagno con la luce artificiale e si vede nettamente che di qua sono lucida e di qua ancora no. Credo si noti e spero si noti, perché questa cosa mi ha un po' inquietato, perché non mi era mai capitata questa cosa. Quindi vediamo stasera. Ho deciso di non incipriare, perché da tenda è troppo facile. Se inciprio adesso prima che esca, poi magari non capisco più l'effetto del primer. Quindi ci vediamo domani mattina, vi farò sapere com'è andato lo struccaggio, se c'era ancora, in che condizioni era. Anzi, domani mattina lo riapplicherò di nuovo, quindi avrò anche un'altra idea, insomma, in mente. Ciao a tutti ragazzi, allora io faccio un update al secondo giorno. Avrei dovuto fare l'update stamattina, però in realtà le cose si sono un po' evolute. Perché? Perché ho scoperto ieri, grazie a Germana, che qua su YouTube si chiama La Caterina 85, troverete giù il link del suo canale, che è bellissimo. L'ho citata comunque varie volte, perché mi ha fatto scoprire una cosa a dir poco clamorosa. Ovvero il fatto che il fondotinta di Fenty Beauty praticamente ha il 75% di ingredienti identici a questo. E quando dico 75% non intendo ingredienti a caso, perché in realtà sarebbero anche di più, intendo proprio praticamente metà inci. Ora io vi metterò a seguire una foto dell'inci confrontato dei due prodotti. Sotto nell'info box vi lascerò l'articolo che mi ha passato appunto Germana, che spiega un po' il tutto, e soprattutto io domani mattina voglio provare tutti e due fondotinta, metà e metà. Io questo qua ce l'avevo ancora,
Perché avevo comprato tempo fa lo 040 nell'ottica di usarlo in estate, in primavera, estate. Non l'ho mai usato perché appunto l'avevo preso prima, quindi non mi è capitato di usarlo. Adesso l'ho ritirato fuori perché appunto vorrei paragonarlo a quello di Fenty Beauty. Io tanto vi dico, com'è andata lo struccaggio ieri? Allora, lo struccaggio perfetto, cioè nel senso il fondotinta c'era ancora, la durata è stata eccellente, soprattutto insieme al blush. Adesso io non so se era il blush che è durato per merito del fondotinta o perché merito del blush in sé, che è appunto a lunga durata. Probabilmente entrambe le cose, però ecco, volevo dirvi che è andata così. A livello di lucidità, del lato senza primer ero più lucida rispetto al lato col primer, quindi in effetti il primer secondo me ha fatto il suo. Quindi ho deciso che domani io proverò con il primer sotto, da un lato questo qui e dall'altro quello di Fenty Beauty. Voglio vedere le differenze, tra l'altro il colore mi sa che più o meno si somiglia, poi farò il confronto comunque, pazienza, eventualmente non penso ci saranno differenze di colore esagerate, più o meno saranno lì perché l'avevo scelta apposta un tono leggermente più scuro e quindi ci vediamo poi domani con le considerazioni perché questa cosa mi ha lasciato basita. In effetti come tipologia di fondotinta lo sentivo simile, però siccome è da un po' di tempo che non uso più questo, se vi ricordate io feci un video su questo fondotinta, quindi ci rivediamo con sto video perché se fosse così, io sto fondotinta glielo riporto indietro. Infatti stavo valutando eventualmente, piuttosto che tenermi il fondotinta, mi piglio il primer, tanto costava uguale praticamente. Allora, eccoci qua. Oggi vi registro l'applicazione di, come vi dicevo nell'altro spezzone di video, di questo fondotinta. In realtà credo che applicherò solo lui e perché? Perché comunque nei video precedenti, nei pezzettini precedenti, voi avrete già visto il fondotinta di Fenty Beauty in due giornate diverse. Siccome mi sono accorta che in realtà i colori sono un po' diversi, non me la sono sentita di fare metà e metà. Però, in primis vi invito ad andare a vedere l'articolo che ho messo sotto, nel link sotto. E adesso io vi darò le mie considerazioni. Siccome questo io non lo uso da un po', vi farò appunto, vi darò le mie considerazioni mentre lo applico e durante il giorno comunque vi farò un aggiornamento. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la consistenza, che sinceramente è diversa. Metto una goccia del fondotinta di Catrice sulla mano e una goccia del 220, non per altro, ma perché ne ho un po' di più. Almeno potete vedere la consistenza al di là del colore. Io ovviamente ho fatto un casino. Allora, già a parte che si vede subito la differenza, questo è il Catrice e questo è il Fenty Beauty. Ok, avranno anche il 75% di ingredienti uguali, ma come vedete la consistenza è diversa. Quindi quello di Catrice è molto più liquido. Questo vuol dire ovviamente che anche se in minima parte, ma una differenza comunque, forza di consistenza c'è e quindi non è detto che poi la resa sia la stessa. Ok, quindi adesso vado a mettermi quello di Catrice, vi preannuncio che è scuro, questo già lo so, però fa niente, faremo in modo, tanto oggi c'è una giornata un po' grigia di merda, mi coprirò, farò in modo di farlo notare il meno possibile. Mi interessa farvi vedere appunto la resa. Ho messo il primer perché lo voglio provare nelle stesse condizioni di quello di Fenty Beauty, che devo dire il primer aiuta tantissimo a farlo lucidare meno, ma comunque ho notato che durante il giorno mi lucido lo stesso, dopo più ore magari, quindi sì, mi aiuta, però mi lucido lo stesso. Anche se mi lucido, devo dire che la durata del fondotinta è eccezionale perché io a fine giornata ho tutto il fondotinta lì, tutto. E per la durata è veramente ottimo. Adesso vado ad applicare questo di Catrice. Eh sì, è un pochino scuro, però a onor del vero è secondo me è più sottile, ma adesso vi confermerò. Ah, un'altra cosa che non ho detto rispetto a quello di Fenty, che ieri l'ho applicato, ho provato, ho iniziato ad applicarlo con il pennello. Ho smesso subito perché ho notato che si asciugava veramente troppo presto, quindi non mi dava il tempo di sfumarlo col pennello. E quindi sono ritornata immediatamente alla Beauty Blender. Un'altra differenza che vi posso già dire
è che proprio grazie alla differenza di consistenza mi sto rendendo conto del fatto che comunque utilizzo più prodotto di Catrice. Quindi a parità di no, a parità di niente, in proporzione mi serve più prodotto perché è molto più liquido. Probabilmente questo di Catrice, se non ricordo male, comunque riuscivo ad applicarlo bene anche col pennello. Perché, proprio perché appunto non si asciuga immediatamente. A livello di coprenza, anche questo di Catrice riesce a essere abbastanza coprente. Mi sono appena resa conto di aver fatto una cavolata perché avevo messo qua prima del fondotinta nelle rughe al centro del sopracciglia, avevo messo la gomma cancella rughe di Diego Della Palma perché ce l'avevo nel cassetto. Ho detto non la uso mai. E infatti adesso sotto il fondotinta si vede, mannaggia. Allora, dicevo, a livello di coprenza mi sembrano molto simili. Ho notato, sì, che devo usare sicuramente più prodotto rispetto a quello di Fenty Beauty, che ne basta molto meno. Cioè, essendo più denso, anche con la spugnetta ho notato che meno prodotto mi basta per più parte, più zona del viso. E quindi, ecco, ho finito di applicarlo. Adesso, come al solito, vado a finire di truccarmi. Faccio l'update dopo, alla luce naturale e con la base viso completata. E poi ci vediamo più tardi. Allora, eccoci alla luce naturale. Come potete vedere è più scuro, ma ripeto, lo sapevo, era per farvi vedere l'effetto del fondotinta, che come sempre è fico e sì, non ho mai cambiato opinione su questo fondotinta, lo sapevo già che era molto fico. Un minuto di silenzio per l'illuminante, perché è una roba, ma io non ve lo dico. Dovrete aspettare un video in cui mi preparo con voi con l'illuminante. Il rossetto invece ve lo dico, è Rudolph di Mulac. Bellissimo anche questo, tra l'altro l'ho messo pure senza matita, peraltro. Quindi, che dire, vabbè, io sapevo già di come risultava questo fondotinta, volevo solo rinfrescarmi le idee, così potete vedere questo fondotinta con il primer di Fenty. Adesso avrete visto nel video precedente il risultato del fondotinta di Fenty e a metà giornata, così oggi pomeriggio, sul tardo pomeriggio, vi faccio le considerazioni finali su come si comporta questo rispetto a quello di Fenty e dovrò decidere se restituirlo o meno perché non so se tenere questo fondotinta. Sono seriamente indecisa perché se mi piace il primer, sinceramente magari faccio il cambio del fondotinta con il primer. Non lo so, sono terribilmente indecisa, devo ancora capire. Ci vediamo per aggiornamento. Allora ragazzi, questo è l'ultimo update di questo video. Come potete vedere, il fondotinta di Catrice si è comportato sulla mia pelle, attenzione, praticamente uguale, forse leggermente peggio in fatto di lucidità, perché sono, secondo me, più lucida, no, secondo me, molto più lucida rispetto a come lo ero con quello di Fenty Beauty ieri. Ripeto, io comunque con questo fondotinta di Catrice mi trovavo bene, semplicemente avrei riapplicato la cipria, non l'ho fatto perché stavo facendo il test per il video, poi comunque sono stata a casa, quindi questo è anche un aggravante perché in realtà non mi sono mossa da casa. Non c'è neanche caldo perché, come vedete, mi sono rimessa il maglione di pelo perché sento un freddo della Madonna. Quindi, cosa concludere? Io non lo so se ci devo ancora pensare, non so se restituire il fondotinta perché voglio provarlo ancora qualche giorno, tanto ho un mese di tempo per cambiarlo, visto che ho ancora un po' di prodotto nel pottino, vedo come va. La mia speranza è che faccia un po' più di caldo. La mia speranza è quella che faccia un po' più di caldo per vedere come si comporta con il caldo. Ripeto, io l'avrei semplicemente cipriato e sarei andata avanti. Comunque io so che questo fondotinta di Catrice dura tutto il giorno a livello di durata. L'avrei semplicemente dovuto ritoccare. Vorrei farvi notare blush illuminante che sono praticamente intatti, è una cosa fantastica questa, ovviamente sembra anche più lucida per questo motivo, però ribadisco, basterebbe
tapolare e sarei a posto. Quindi, che dirvi? Secondo me non sono da considerarsi dei dupe perché la consistenza è diversa. Secondo me la resa è un filino migliore in quello di Fenty Beauty. Soprattutto ho usato praticamente quasi il triplo del prodotto di quantità, quello di Catrice. Quindi, ok, costa 8 euro contro i 33, però diciamo che tutto sommato a livello di quantità siamo lì. E poi c'è anche un discorso di nuance, cioè Catrice ne ha 4, tra l'altro 3 sono abbastanza simili tra di loro, forse l'unica che differisce un po' è questa, che comunque non arriva a essere scurissima. Secondo me questa sarà un colore, lo 0,40 di Catrice, più o meno uno NC25, NC30, no, forse 25, massimo massimo NC30 per dire. Mentre Rihanna ve ne dà, Fenty Beauty ve ne dà 41 colori, quindi lì lo trovate sicuramente. Quindi che dirvi? Io vi dico, se avete una pelle mista, io mi sentirei di consigliarlo, quello di Fenty Beauty. Con una pelle normale io lo consiglierei comunque. Una pelle secca non so, sinceramente non saprei dirvi. Affidatevi a chi magari ha la pelle secca e ha testato questo fondotinta. Ho già letto varie testimonianze in giro, se vi va lasciatela magari sotto questo video. Lasciate la vostra testimonianza, così altre persone, specificate il tipo di pelle che avete, così altre persone potranno farsi un'idea, insomma, più precisa, soprattutto per chi lo deve acquistare online. Io ho il 210 e il 220, il 210 secondo me più o meno sta sull'NC20-25. Io di MAC sarei comunque un NC15, il mio colore preciso di MAC è solitamente l'NC15. Questa è la mia opinione e spero di esservi stata utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!